la sincronicità come principio di nessi a causali. Jung, 1952. Redigendo questo scritto mantengo, per così dire, una promessa che per molti anni non ho ardito adempiere. Le difficoltà del problema e della sua esposizione mi sembravano troppo grandi. È troppo grande la responsabilità intellettuale, senza la quale un argomento del genere non può essere trattato. Infine, mi sembrava troppo inadeguata la mia preparazione scientifica. Se ora mi sono deciso a passare oltre i miei timori ed affrontare questo tema, l'ho fatto specialmente per questo. Anzitutto perché le mie esperienze relative al fenomeno della sincronicità si sono andate accumulando di anno in anno. Secondariamente, perché le mie ricerche sulla storia della simbologia, e in particolare quella del simbolo del pesce, mi hanno avvicinato sempre di più al problema. Infine, perché sono già 20 anni che accenno nei miei scritti all'esistenza di questo fenomeno, senza descriverlo più da vicino. Vorrei porre un termine provvisorio a questo stato insoddisfacente del problema, tentando di sintetizzare tutto ciò che sono in grado di addurre in proposito. Non mi si accusi di presunzione se nelle pagine che seguono impongo pretese inconsuete all'apertura di idee e alla disponibilità dei miei lettori. Il lettore si vedrà richiedere non solo escursioni nelle sfere oscure, problematiche e pregne di pregiudizi dell'esperienza umana, ma gli si imporranno altresì difficoltà di pensiero implicite nella trattazione e nel tentativo di elucidazione di una materia così astratta. Non si tratta affatto, come apparirà evidente a chiunque dopo qualche pagina, di una descrizione o di un chiarimento completo dell'intricata situazione di fatto, ma semplicemente di un tentativo di porre i termini del problema in modo che, se non tutti, almeno molti dei suoi aspetti e rapporti diventino visibili e, almeno spero, si apra una strada verso una regione ancora oscura, ma di grande importanza per quanto riguarda la nostra concezione del mondo. Nella mia veste di psichiatra e di psicoterapeuta sono venuto spesso a contatto con i fenomeni in questione e ho potuto in particolare accertarmi della loro importanza ai fini dell'esperienza interiore dell'uomo. Si tratta per lo più di cose delle quali non si parla a voce alta per non esporsi. Il rischio di un'irrisione sconsiderata è dietro l'angolo. Non ho mai smesso di stupirmi nel vedere queste persone e quante queste persone hanno fatto esperienze di questo genere e con quanta cura si è custodito ciò che è inspiegabile. La mia partecipazione a questo problema ha quindi radici non solo scientifiche ma anche umane. Nel compiere questo lavoro ho potuto valermi dell'interessamento e dell'attivo sostegno di parecchie personalità che sono citate nel testo. In questa sede tengo a esprimere il mio ringraziamento particolare alla dottoressa Lilian Freyhor, che ha elaborato con grande dedizione il materiale astrologico. I risultati conseguiti dalla fisica moderna hanno provocato, come è noto, un mutamento significativo della nostra immagine scientifica del mondo. Essi hanno scosso la validità assoluta delle leggi naturali e l'hanno trasformata in una validità relativa. Le leggi naturali sono verità statistiche, cioè sono per così dire interamente valide soltanto quando si tratta di grandezze macrofisiche. Nella sfera di grandezza minime, invece, predire ciò che avverrà diventa incerto o impossibile, poiché grandezze molto piccole non si comportano più in modo conforme alle leggi naturali così come sono conosciute. Il principio filosofico che sta alla base della nostra concezione della regolarità delle leggi di natura è la casualità. Se il rapporto fra causa ed effetto dimostra di avere solo validità statistica e soltanto una verità relativa, in ultima analisi anche il principio causale può essere applicato solo in misura relativa nell'interpretazione di processi naturali e presuppone quindi l'esistenza
di uno o più fattori diversi che sarebbero necessari ai fini della spiegazione di tali fenomeni. Ciò significa che il legame fra eventi è in certe circostanze di natura diversa da quelle causale, che esige un diverso principio interpretativo. Naturalmente, è impresa vana cercare nel mondo macrofisico eventi acausali, se non altro perché è impossibile rappresentarsi eventi non spiegabili, legati ad un rapporto non causale. Ciò non significa affatto, però, che eventi del genere non si verifichino. La loro esistenza procede logicamente, se non altro come possibilità, dalla premessa della verità statistica. Nelle scienze naturali, la formulazione di un problema mira a eventi regolari e, nella misura in cui il problema è di ordine sperimentale, a eventi riproducibili. In tal modo, eventi che si verificano una sola o poche volte non vengono presi in considerazione. Inoltre, l'esperimento impone alla natura condizioni restrittive perché vuole indurla a rispondere a domande formulate dall'uomo. Di conseguenza, ogni risposta della natura è gravata dal modo in cui si pone la domanda e il risultato rappresenta un prodotto ibrido. La concezione del mondo fondata su questo criterio, la cosiddetta concezione scientifica, non può quindi essere, se non un punto di vista parziale pregiudicato in senso psicologico, che trascura tutti gli aspetti, tutt'altro che irrilevanti, che non è possibile cogliere statisticamente. Ma per cogliere in qualche modo questa unicità o rarità, sembra non ci sia altra strada, a prima vista, che ricorrere a descrizioni singole, altrettanto uniche. Ne risulterebbe una caotica raccolta di curiosità che ricorderebbe i vecchi gabinetti naturalistici dove accanto a fossili e a malformazioni anatomiche si trovano anche il corno dell'unicorno, lo gnomo mandragora e una sirena disseccata. Le scienze naturali descrittive, in primo luogo, la biologia nella sua massima estensione, conoscono benissimo tali unicità e in questo ambito basta per esempio un solo esemplare accertato di non essere vivente che di per sé lascerebbe estremamente increduli per dimostrarne l'esistenza. In questo caso però sono gli osservatori che hanno occasione di convincersi con i propri sensi dell'esistenza di un simile essere. Ma se si tratta di eventi passeggeri che non si lasciano dietro nessuna traccia dimostrabile all'infuori di qualche brandello di memoria nella testa di alcune persone, un singolo testimone non basta più, né sono sufficienti parecchi testimoni per far apparire assolutamente credibile un evento unico. Si sa bene quanta fiducia meritano le affermazioni dei testimoni oculari. In questo caso si impone imperiosamente la necessità di cercare se l'evento apparentemente unico è veramente tale, in base all'esperienza, o se esistono da qualche parte eventi uguali o almeno simili. In questo quadro il consensus omnium ha un ruolo psicologicamente significativo, certo, ma empiricamente un po' scabroso e si rivela utile solo in via eccezionale, al fine della constatazione di fatti. L'empiria non lo trascurerà, d'accordo, ma farà meglio a non fondarsi su di esso. Eventi assolutamente unici, transitori, la cui esistenza è irrefutabile, con qualunque mezzo, ma non può neanche essere provata, non possono mai essere oggetto di una scienza sperimentale. Eventi rari invece sì, se esiste un numero abbastanza consistente di osservazioni singole degne di fede. La loro cosiddetta possibilità non ha la minima importanza in tale contesto, perché il criterio della possibilità discende a volte solo da una premessa condizionata dal tempo intelligibile. Non vi sono leggi naturali assolute alla cui autorità appellarsi per sostenere i propri pregiudizi. Si può modestamente esigere soltanto un numero quanto più alto possibile di osservazioni singole. Se questo numero, considerato statisticamente, resta nell'ambito della probabilità casuale, ciò basta a dimostrare statisticamente che si tratta di un caso, ma non basta a spiegarlo. La regola ha subito un'eccezione.
Per esempio, se il numero dei sintomi che definiscono un complesso è inferiore al numero probabile dei disturbi previsti nell'esperimento dell'associazione, ciò non autorizza affatto a supporre che in questo caso non vi sia alcun complesso, il che non ha impedito di considerare in passato i disturbi della reazione come fatti casuali. Benché proprio parlando di biologia ci muoviamo su un terreno in cui le spiegazioni causali sono spesso assai insoddisfacenti o sembrano quasi impossibili, non vogliamo però occuparci di quel problema della biologia, ma domandarci invece: esiste, in maniera assolutamente generale, non solo una possibilità, ma anche una realtà di eventi acausali? La nostra esperienza ci offre un campo smisurato, la cui estensione fa, per così dire, da contrappeso al dominio della causalità. È il mondo del caso, che sembra non legato al rapporto di causa col fatto coincidente. Nelle pagine che seguono approfondiremo quindi anzitutto la natura e la concezione della causalità. Si è avvezzi a presupporre, a proposito del caso, che esso sia ovviamente suscettibile di spiegazioni causale e che sia definito caso o coincidenza solo perché la sua causalità non è o non è ancora stata scoperta. Essendo persuasi, per forza d'abitudine, dalla validità assoluta della legge causale, la si considera una spiegazione sufficiente del caso. Ma se il principio causale ha soltanto validità relativa, ne risulta che, sebbene la stragrande maggioranza dei casi possa essere spiegata in senso causale, tuttavia deve esservi un residuo che è acausale. Ci troviamo quindi di fronte al compito di vagliare gli eventi causali e di separare i fenomeni acausali da quelli suscettibili di spiegazione causale. Naturalmente è supponibile che il numero dei fatti spiegabili in base al principio di causa superi di parecchio il numero di quelli sospetti di acausalità. E quindi la superficialità o la prevenzione da parte dell'osservatore potrebbe lasciarsi facilmente sfuggire i fenomeni acausali, che sono relativamente rari. Non appena si incomincia a discutere sul caso, si impone la necessità di un inquadramento numerico degli eventi in discussione. Il vaglio del materiale sperimentale non può avvenire senza criteri di distinzione. In base a che cosa possiamo riconoscere nessi acausali di eventi, dal momento che è impossibile analizzare la causalità di tutti i casi? La risposta è che eventi acausali sono rintracciabili più frequentemente là dove ad un'accurata riflessione un rapporto causale sembra impensabile. Prendiamo ad esempio un fenomeno ben noto ai medici da la duplicità dei casi. Può trattarsi anche di una triplicità o più, tanto che Kramerer ha potuto parlare di una legge della serie, addirittura adducendo una sequela di eccellenti esempi. Nella massima parte dei casi in questione non esiste la più remota probabilità di un rapporto causale tra gli eventi coincidenti. Se, per esempio, sono costretto a constatare che il mio biglietto del tram ha lo stesso numero di biglietto del teatro che compro subito dopo, e se nel corso della stessa serata ricevo ancora una chiamata telefonica in cui mi si nomina quello stesso numero come numero telefonico, un rapporto causale mi sembra quanto mai improbabile. E anche la più ardita fantasia non mi permetterebbe di pensare che possa sussistere una relazione, benché ogni caso preso di per sé possegga altrettanto evidentemente la sua casualità. D'altra parte, io so che l'evento casuale mostra una tendenza al raggruppamento aperiodico, e non può essere altrimenti, perché se no dovrebbe risultare soltanto una disposizione periodica e regolare degli eventi, la quale appunto escluderebbe il caso. Kramerer però è del parere che le concentrazioni o serie di casi non siano soggette all'effetto di una causa comune, che siano cioè acausali, ma che siano tuttavia espressione dell'inerzia, della generale capacità di persistenza. La contemporaneità delle concentrazioni dello stesso fenomeno
nella successione si spiega mediante imitazione. Ma così scrivendo si contraddice, perché la concentrazione casuale non è affatto al di fuori della sfera della spiegabilità, ma conformemente ad ogni aspettativa rientra nell'ambito dello spiegabile, quindi è riconducibile a più cause, anche se non ad una causa comune. I suoi concetti di serialità, imitazione, attrazione e inerzia rientrano in un'immagine del mondo pensato in maniera causale e non esprimono niente di più che la concentrazione casuale, la quale corrisponde alla probabilità statistica e matematica. Il materiale difatti raccolto da Kramerer contiene soltanto concentrazioni casuali, la cui unica legge è la probabilità, ossia non c'è alcun motivo visibile di cercare che vi sia dietro qualcos'altro. Egli però cerca, per un oscuro motivo, ancora più in là di quanto è garantito dalla pura probabilità, cerca cioè una legge della serialità che vorrebbe introdurre come principio accanto alla causalità e alla finalità. Ma come abbiamo detto, questa tendenza non è affatto giustificata dal suo materiale. Non riesco a spiegarmi questa evidente contraddizione se non col fatto che Kramerer ha avuto un'intuizione, oscura ma affascinante, di un nesso e di un ordinamento acausale degli eventi, dovuta alla circostanza che egli, come ogni natura riflessiva e sensibile, non è riuscito a sottrarsi alla particolare impressione che fanno di solito le concentrazioni casuali e quindi, obbedendo alla sua inclinazione scientifica, ha compiuto l'ardito tentativo di postulare una serialità acausale in base ad un materiale sperimentale che si muove dentro i limiti della probabilità. Purtroppo Kramerer non ha tentato di inquadrare numericamente la serialità. Comunque, un tentativo del genere avrebbe suscitato problemi di difficile risposta. L'investigazione di casi singoli può rendere buoni servigi all'orientamento generale rispetto al caso solo di inquadramento numerico, ossia il metodo statistico. Promette di raggiungere il successo. Raggruppamenti o serie casuali sembrano assurdi, almeno per la nostra comprensione attuale. Inoltre sembrano porsi tutti quanti entro i limiti della probabilità. Vi sono tuttavia casi la cui casualità potrebbe dare origine a dubbi. Per citare un esempio, fra molti, ho notato il caso seguente in data 1 aprile 1949. Oggi è venerdì. Abbiamo pesce a pranzo. Tutti ricordano en passant l'uso del pesce d'aprile. Nel corso della mattinata avevo notato un'iscrizione. Est homo totus medius piscis ab imo. Al pomeriggio una ex paziente, che non vedo da mesi, mi mostra alcuni quadri singolarmente suggestivi di pesci, che ha dipinto nel frattempo. Alla sera mi mostrano un ricamo che rappresenta mostri marini in forma di pesce. Il 2 aprile, al mattino presto, un ex paziente che non vedevo da parecchi anni mi racconta un sogno nel quale, trovandosi sulla sponda di un lago, scorge un grosso pesce che nuota decisamente alla sua volta e approda, per così dire, ai suoi piedi. In questo periodo sono occupato da una ricerca che ha per tema il simbolo storico del pesce. Solo una delle persone sopra citate lo sa. È ovvio il sospetto che in questo caso possa trattarsi di una coincidenza significativa, di un rapporto acausale. Devo ammettere che questa concentrazione mi ha impressionato. Essa aveva per me un certo carattere numinoso. In casi del genere si dice notoriamente non può essere un puro caso. E non si sa che cosa si dice parlando così. Kramerer in questo caso mi avrebbe certamente ricordato la sua serialità. Ma l'intensità dell'impressione non prova niente contro la coincidenza casuale di tutti questi pesci. Certo, è quanto mai singolare che nel giro di 24 ore il tema pesce si sia rappresentato non meno di 6 volte. Ma non bisogna dimenticare che il pesce al venerdì è una cosa ordinaria. Il 1 aprile è facile ricordarsi del pesce d'aprile. A quell'epoca mi occupavo di parecchi mesi
del simbolo del pesce. I pesci emergono spesso come simboli di contenuti inconsci. Non c'è quindi nessuna possibilità legittima di scorgervi altro che, per l'appunto, una serie casuale. Concentrazioni o serie composte da cose che si presentano spesso devono essere considerate casuali fino a prova contraria. Esse non valgono quindi come nessi acausali, quale che sia la loro entità, perché non si riesce a vedere come si potrebbe dimostrare che lo sono. Di conseguenza si ammette generalmente che tutte quante le coincidenze siano come bersagli centrati casualmente e quindi non richiedano nessuna spiegazione non causale. Questa ipotesi può e deve anzi essere considerata valida fin quando non si sia provato che la frequenza del suo verificarsi supera il limite della probabilità. Ma se questa prova fosse addotta, sarebbe dimostrato al tempo stesso che esistono autentici rapporti acausali di eventi, la cui spiegazione o concentrazione dovrebbe postulare un fattore incommensurabile con la casualità. In tal caso bisognerebbe infatti supporre che eventi in genere siano in relazione l'uno con l'altro, da un lato come catena causale, ma dall'altro a volte anche mediante una specie di collegamento trasversale significativo. Vorrei citare qui il saggio di Schopenhauer dal titolo Speculazione trascendente sull'apparente disegno intenzionale del destino dell'individuo, del 1891, che inizialmente ha per così dire tenuto a battesimo le condizioni, le concezioni che intendo sviluppare qui. Il saggio tratta il problema della simultaneità, di termini non connessi casualmente e chiamata caso. Schopenhauer evidenzia questa simultaneità con l'immagine di cerchi paralleli che raffigurano un rapporto trasversale tra i meridiani intesi come catene causali. Tutti gli avvenimenti della vita di un uomo sarebbero quindi tra loro in due diversissimi generi di connessione. Anzitutto nella connessione oggettiva e causale del corso della natura, in secondo luogo in una connessione soggettiva, sussistente soltanto in rapporto all'individuo che vive tali avvenimenti e soggettiva quando lo sono i suoi sogni. Il fatto poi che quelle due specie di connessioni esistano contemporaneamente e che lo stesso avvenimento, in quanto termine di due catene assolutamente differenti, pure si adatti con precisione a entrambe, tanto che ogni volta il destino di un individuo si conforma al destino dell'altro e ciascuno è l'eroe del proprio dramma, pur intervenendo al tempo stesso come comparsa nel dramma altrui, tutto ciò indubbiamente è qualcosa che supera ogni nostra facoltà di comprensione e può essere pensato come possibile solo per opera della più meravigliosa armonia prestabilita. Stando alla sua concezione, il soggetto del gran sogno della vita è uno soltanto, cioè la volontà trascendentale, la prima causa, dalla quale tutte le catene causali si irraggiano come i meridiani del polo e grazie ai cerchi paralleli si trovano in una reciproca significativa relazione in contemporaneità. Schopenhauer crede che nel determinismo assoluto, nel decorso naturale e oltre a ciò anche ad una causa prima. Quest'ultima ipotesi, al pari della prima, non è suffragata da niente. È un mitologema filosofico che diventa credibile solo quando affiora nella forma dell'antico paradosso, cioè come unità e molteplicità al tempo stesso. La prima supposizione è che i punti simultanei nelle catene causali o meridiani rappresentino coincidenze significative avrebbe qualche possibilità di successo solo se l'unità della prima causa fosse realmente certa. Ma se la prima causa fosse, e potrebbe esserlo con pari probabilità, una molteplicità, tutta la spiegazione di Schopenhauer crollerebbe, prescindendo completamente dalla validità puramente statistica, come si è constatato solo in tempi recenti, della legge naturale che tiene aperta una possibilità all'indeterminismo. Né la riflessione filosofica né l'esperienza assicurano perciò l'esistenza regolare di quei due tipi di relazione in cui un'unica cosa è soggetto e oggetto. Schopenhauer pensava e scriveva in un'epoca in cui la casualità, intesa come categoria a priori
aveva validità assoluta e quindi doveva essere impiegata per spiegare la presenza di coincidenze significative. Ma come abbiamo visto, la causalità rende molto questo servizio con una certa probabilità solo qualora si ricorra a ulteriori, arbitraria supposizione di una unità della prima causa. Ma allora ne deriva anche la necessità che ogni punto della meridiana immaginata abbia un rapporto di coincidenza significativo con ogni altro punto posto alla stessa latitudine. Questa conclusione supera però ogni possibilità empirica, ossia attribuisce alla coincidenza significativa un'esistenza o una presenza così regolare e normativa che stabilirla sarebbe o del tutto superfluo o la cosa più semplice del mondo. Gli esempi addotti da Schopenhauer sono tanto o tanto poco convincenti quanto tutti gli altri. È un grandissimo merito però che egli abbia scorto il problema e abbia compreso assai bene che non esistono facili spiegazioni ad hoc per venirne a capo. Poiché questo problema tocca i fondamenti della nostra coscienza e conoscenza in generale, egli lo ha dedotto in armonia con la sua filosofia da una premessa trascendentale, ossia dalla volontà che crea la vita, e l'essere ad ogni livello e sintonizza ognuno di questi livelli in modo tale che esso non solo corrisponde armonicamente ai suoi paralleli simultanei, ma predispone e ordina anche di volta in volta il futuro fatum o provvidenza. Questa concezione, in antitesi col pessimismo schopenhaueriano, ha un'intonazione quasi serena e ottimistica che oggi non possiamo più condividere. Uno dei secoli più ricchi di contenuto e al tempo stesso più pericolosi della storia universale ci separa dall'era ancora medievale in cui lo spirito filosofeggiante credeva di poter stabilire e affermare qualcosa di al di là di ogni esperienza. Ma questa stessa epoca aveva ancora una visuale più ampia, più spaziosa, che non si arrestava e non credeva di aver raggiunto i confini della natura solo perché la scienza aveva toccato provvisoriamente il fondo della sua strada. Schopenhauer ha quindi dischiuso alla riflessione in una prospettiva veramente filosofica, un campo in cui non colse a sufficienza la singolare fenomenologia, ma che seppe circoscrivere in maniera approssimativamente esatta. Schopenhauer si rese conto che gli omnia e i prasegia, l'astrologia e gli svariatissimi metodi intuitivi dell'interpretazione del caso posseggono un denominatore comune che egli cercò di mettere in luce per mezzo di una speculazione trascendente. Così facendo si rese anche conto che si tratta di un problema di principio, di primaria importanza, al contrario di tutti coloro che prima o dopo di lui operarono con rappresentazioni inadeguate di trasmissione della forza a distanza o più comodamente cercarono di liquidare tutta questa sfera d'indagine come pura assurdità per scansare un compito troppo difficile. Il tentativo di Schopenhauer è tanto più notevole in quanto cade in un'epoca in cui l'enorme balzo innanzi alle scienze naturali aveva persuaso tutti quanti che la causalità fosse un unico principio esplicativo definitivo. Anziché trascurare semplicemente tutte le esperienze che ricusavano di piegarsi senz'altro alla tirannia della casualità, egli ha cercato, come abbiamo visto, di includere nella sua visione deterministica. Così facendo però costrinse nello schema casuale ciò che da sempre e parecchio tempo prima di lui era la base di interpretazione del mondo, in veste di altro ordine universale esistente accanto a quello causale, ossia quello della prefigurazione, della corrispondenza e dell'armonia prestabilita. Egli era certo mosso dalla sensazione esatta che l'immagine del mondo fondata sulle leggi naturali, della cui validità non dubitava, lasciava però fuori campo qualcosa che svolge un ruolo considerevole nella concezione del mondo propria all'antichità e al Medioevo, come nel sentimento intuitivo dell'uomo moderno. Spinti dalla grande raccolta di fatti di Guerny, Myers e Podmore, altri studiosi, Darié, Richet e Flammiron, hanno affrontato il problema servendosi del calcolo delle probabilità. Darié ha indicato una probabilità di
1.411455 per percezioni telepatiche di morte. Interpretare un fenomeno del genere come un caso è quindi oltre 4 milioni di volte più improbabile che non spiegarlo in senso telepatico, ossia come coincidenza causale significativa. L'astronomo Flammarion ha calcolato, per un caso di Phantasms of Light, che è stato oggetto di osservazioni particolarmente accurate, una probabilità addirittura di 1.20.804.622.222. Inoltre, egli mette per la prima volta altri eventi sospetti in relazione con le percezioni di morte che erano allora al centro dell'interesse. Egli racconta, per esempio, che quando occupato dal suo libro sull'atmosfera, stava scrivendo proprio il capitolo sulla forza dei venti. Un improvviso, violento colpo di vento spazzò via dallo scrittoio tutti i suoi fogli sparpagliati, trascinandoli verso la finestra. E ricorda pure la deliziosa storia della triplice coincidenza fra Monsoir de la Fourblée e il Plumponging. La citazione di queste coincidenze in rapporto con il problema telepatico dimostra che il Flammarion si configura già, sebbene ancora inconsciamente, l'intuizione di un principio molto più esteso. Lo scrittore William von Scholz ha raccolto una serie di casi che mostrano in quale strana maniera oggetti perduti o rubati ritornino in mano ai loro proprietari. Tra gli altri, ricorda il caso di una madre che, nella foresta nera, aveva fatto una fotografia al figlioletto di 4 anni, consegnò la pellicola da sviluppare a Strasburgo. Subito dopo scoppiò la guerra, 1914, e la donna non fu più in grado di ritirare la pellicola. La diede per persa. Nel 1916 comprò a Francoforte sul Meno un'altra pellicola per fare una foto alla figlia, che era nata nel frattempo. All'atto dello sviluppo la pellicola si rivelò impressionata 2 volte. La seconda immagine era la foto che aveva fatto al figlioletto nel 1914. La vecchia pellicola, non sviluppata, era capitata, non si sa come, tra le pellicole nuove e quindi era stata riammessa in vendita. L'autore giunge alla conclusione comprensibile che tutti gli indizi indicavano una forza d'attrazione delle cose in rapporto fra loro. Egli suppone che gli eventi siano ordinati come se fossero il sogno di una coscienza inconoscibile, più grande e più vasta. Il problema della casualità è stato trattato dal punto di vista psicologico da Herbert Sliber. Egli mostra che coincidenze apparentemente significative sono in parte aggiustamenti inconsci, in parte inconsce interpretazioni arbitrarie. Egli non prende in considerazione né fenomeni parapsichici né la sincronicità, e sul piano teorico non va oltre il casualismo di Schopenhauer. A prescindere dalla critica psicologica della valutazione della casualità, critica necessaria quanto raccomandabile, la ricerca di Sliber non contiene nessun cenno alla presenza di vere e proprie coincidenze significative. La prova decisiva dell'esistenza di nessi causali fra eventi è stata data solo in tempi recentissimi, in maniera scientificamente adeguata dagli esperimenti di Rhine, senza però che gli autori di questa ricerca abbiano visto tutta l'ampiezza delle conclusioni che occorreva trarre dai risultati ottenuti. Fino ad oggi non è stato portato contro questi esperimenti nessun argomento critico irrefutabile. L'esperimento consiste in linea di principio in questo. Uno sperimentatore scopre una dopo l'altra una serie di carte numerate e contraddistinte da semplici motivi geometrici. Contemporaneamente si chiede al soggetto dell'esperimento, che è materialmente separato dallo sperimentatore, di indicare i segni corrispondenti. L'esperimento si è usato un mazzo di 25 carte che recavano a 5 a 5 lo stesso contrassegno. 5 carte erano contrassegnate da una stella, 5 da un rettangolo, 5 da un cerchio, 5 da 2 linee ondulate e 5 da una croce. Le carte venivano scoperte una dopo l'altra dallo sperimentatore, il quale naturalmente non conosceva l'ordine di successione del mazzo che gli stava davanti. Il soggetto dell'esperimento, che non aveva nessuna possibilità di vedere le carte, doveva indicare le carte che venivano via via scoperte così come gli veniva in mente. Molti tentativi ebbero naturalmente esito negativo, poiché il risultato non superò la probabilità di 5 centri azzeccati a caso.
ma alcuni risultati superarono nettamente la probabilità. E quando accadde con alcuni soggetti? La prima serie di prove consistette nel tentativo, ripetuto 800 volte con ogni soggetto, di indovinare la carta. Il risultato medio diede 6,5 centri su 25 carte, ossia 1,5 in più della probabilità matematica, che prevede 5 centri. La probabilità che si verifichi una deviazione casuale di 1,5 dal numero 5 è di 1 su 250.000. Questa proporzione indica che la probabilità di una deviazione casuale non è affatto grande, poiché su 250.000 casi c'è da prevedere che si verifichi una sola volta una deviazione casuale da questa media. I risultati individuali variano a seconda delle doti specifiche dei soggetti. Un giovane che nel corso di numerose prove arrivò a una media di 10 centri su 25 carte, quindi il doppio delle probabilità, lesse una volta esattamente tutte le 25 carte, il che corrisponde ad una probabilità di 1 su 298 miliardi e rotti. La possibilità che il mazzo di carte fosse mescolato in maniera arbitraria era esclusa da un apparecchio che le mescolava automaticamente, ossia indipendentemente dall'intervento dello sperimentatore. Dopo le prime serie di esperimenti, la distanza nello spazio tra sperimentatore e soggetto fu estesa e in un caso raggiunse 350 km. Il risultato medio di numerose prove diede quindi 10,1 centri su 25 carte. In un'altra serie di prove, in cui sperimentatore e soggetto erano nella stessa stanza, si ottennero 11,4 centri su 25. Quindi, quando il soggetto era nella stanza accanto a quella dello sperimentatore, 9,7 su 25, se i due erano separati da due stanze, 12 su 25. Rine cita gli esperimenti di Usher e Burt, che si svolsero con risultati positivi fino a 960 miglia di distanza. Facendo ricorso a orologi sincronizzati, si condussero esperimenti anche fra Burman, Carolina del Nord, e Zagabria, in Jugoslavia, circa 4.000 miglia di distanza, e anche in questo caso i risultati furono positivi. Il fatto che la distanza non abbia in linea di principio alcun effetto dimostra che non può trattarsi di un fenomeno di forza o energia, perché in tal caso il superamento della distanza e la diffusione dello spazio dovrebbero provocare una diminuzione dell'effetto, e non dovrebbe riuscire difficile stabilire che il numero dei centri azzeccati diminuisce proporzionalmente al quadrato della distanza, poiché è evidente che le cose non stanno così. Non rimane se non supporre che la distanza dimostra psichicamente variabile e che, per esempio, in determinati casi può essere ridotta a zero grazie a una certa condizione psichica. Ancora più strano è che anche il tempo non esercita in linea di principio un effetto ostacolante, che cioè la lettura di una serie di carte che saranno scoperte solo in un momento successivo dia un numero di centri superiore alla pura e semplice probabilità. La probabilità dei risultati di rime con l'esperimento del tempo è di 1 su 400.000, il che significa una probabilità notevole per l'esistenza di un fattore indipendente dal tempo. Il risultato degli esperimenti sul tempo indica una relatività psichica del tempo, dal momento che si tratta di percezioni di eventi che non si sono ancora realizzati. In casi del genere il fattore tempo sembra escluso da una funzione psichica, o meglio da una condizione psichica, che è in grado di eliminare anche il fattore spazio. Se già nel caso degli esperimenti sullo spazio abbiamo dovuto constatare che l'energia non fa registrare alcuna diminuzione con la distanza, negli esperimenti sul tempo diventa assolutamente impossibile anche solo pensare a un qualche rapporto energetico fra la percezione e l'evento futuro in generale. Dobbiamo quindi rinunciare fin dall'inizio a tutte le interpretazioni energetiche, il che significa che eventi di questo tipo non possono essere considerati dall'angolo visuale della casualità, perché la casualità presuppone l'esistenza di spazio e di tempo, dato che in ultima analisi, alla base di ogni osservazione si trovino corpi in movimento. Fra gli esperimenti compiuti di Rine vanno ricordate anche le prove con i dadi. Il soggetto dell'esperimento ha il compito di gettare i dadi. L'operazione viene compiuta con uno strumento apposito, formulando il desiderio che, per esempio, escano quanti più 3 possibili.
I risultati di questo esperimento, cosiddetto psicocinetico, furono positivi, anzi, tanto più positivi quanto maggiore era il numero di dati impiegati. Se spazio e tempo si dimostrano psichicamente relativi, anche il corpo in movimento deve possedere la relatività corrispondente o esservi soggetto. Un'esperienza ricorrente in questi esperimenti sta nel fatto che, dopo la prima prova, il numero dei centri azzeccati incomincia a diminuire e quindi i risultati diventano negativi. Ma se per qualche motivo esteriore o interiore l'interesse del soggetto dell'esperimento si ridesta, il numero dei centri torna a salire. La mancanza di interesse e la noia fungono da ostacolo. La partecipazione, l'aspettazione positiva, la speranza e la fede nella possibilità dell'SP, cioè Extrasensory Perception, dimostrano risultati e sembrano perciò le vere condizioni per la loro riuscita in generale. Sotto questo aspetto è interessante il fatto che la nota medium inglese Eleni Garrett abbia ottenuto cattivi risultati negli esperimenti di Rine, proprio perché, come ammise essa stessa, non riuscì a creare nessun tipo di rapporto emotivo con le carte inanimate usate negli esperimenti. Basteranno questi pochi cenni per dare al lettore un'idea, sia pure superficiale, di questi esperimenti. Il sopracitato libro di Tyrrell, a quell'epoca presidente della Society for Psychical Research, contiene un'eccellente raccolta di tutte le esperienze compiute in questo settore. L'autore ha acquisito grandi meriti personali nell'indagine relativa alla SP. Sotto l'aspetto fisico, gli esperimenti SP sono stati discussi da Robert A. McNally in un saggio dal titolo SP Fact or Fancy. Le conclusioni a cui perviene l'autore sono positive. Si è cercato in tutti i modi, e la cosa è comprensibile, di contestare questi risultati, che sembrano stare ai confini del miracoloso e dell'impossibile tout court. Tutti questi tentativi però sono naufragati nel confronto con i fatti, che fino ad oggi non hanno potuto essere contestati. Gli esperimenti di Rine ci mettono di fronte a un fatto. Ci sono eventi che stanno fra loro in rapporto sperimentale, cioè, in questo caso significativo, senza che si possa dimostrare che questa relazione è causale, dal momento che la trasmissione non permette di individuare alcuna delle proprietà a noi note dell'energia. Esiste quindi il fondato dubbio che non si tratti affatto di una trasmissione. Gli esperimenti sul tempo lo escludono infatti per principio, perché sarebbe assurdo supporre che un fatto non ancora presente, e che si verificherà solo in futuro, possa trasmettersi come un fenomeno energetico a un ricevitore presente. Sembra piuttosto che la spiegazione vada cercata da un lato in una critica del nostro concetto di spazio e tempo, dall'altro nell'inconscio. Con i mezzi di cui disponiamo attualmente è impossibile, abbiamo già detto, spiegare l'extrasensory perception, ossia la coincidenza significativa, come un fenomeno energetico. In ciò cade anche l'interpretazione causale, perché l'effetto non può essere inteso come fenomeno energetico. Non può quindi trattarsi di causa ed effetto, ma di una coincidenza nel tempo, di una specie di contemporaneità. Per sottolineare l'elemento della contemporaneità, ho scelto il termine sincronicità, allo scopo di definire un ipotetico fattore esplicativo, che sta a fronte della causalità con pari legittimità di questa. Il mio saggio Der Geist der Psychologie ho presentato la sincronicità come una relatività di tempo e spazio condizionata psichicamente. Negli esperimenti di Rine, spazio e tempo assumono un comportamento in certo modo elastico nei confronti della psiche, visto che in apparenza possono essere ridotti a piacere. Nella serie di prove sullo spazio e in quella sul tempo, spazio e tempo vengono in una certa misura ridotti circa zero. Si direbbe che spazio e tempo siano in rapporto con condizioni psichiche e che in sé per sé non esistano affatto e siano posti solo nella coscienza. Nella concezione ordinaria, cioè presso i primitivi, spazio e tempo sono cose quanto mai incerte, sono diventati concetti stabili solo con il procedere dell'evoluzione spirituale e precisamente con l'introduzione della misurazione. Di per sé spazio e tempo non consistono in nulla. Emergono come concetti ipostatizzati solo dall'attività discriminante della coscienza,
e formano le coordinate indispensabili per la descrizione del comportamento di corpi in movimento. Sono quindi sostanzialmente di origine psichica, ed è certo che questa è la ragione che ha indotto Kant a concepirli come categorie a priori. Ma se spazio e tempo sono priorità, sono proprietà apparenti di corpi in movimento prodotte dalle necessità intellettive dell'osservatore, la loro relativizzazione ad opera di una condizione psichica non è più in ogni caso un che di prodigioso, ma rientra nell'ambito del possibile. Questa possibilità sorge però quando la psiche osserva non già corpi esterni, ma se stessa. E quel che succede negli esperimenti di Riene, la risposta del soggetto nell'esperimento scaturisce non dalla visione delle carte fisiche, ma da una pura immaginazione, da idee spontanee nelle quali si manifesta la struttura inconscio che lo produce. Voglio semplicemente accennare qui che sono i fattori decisivi della psiche inconscia, gli archetipi, che fanno la struttura dell'inconscio collettivo. Questo inconscio, però, rappresenta una psiche che è identica a sé in tutti gli uomini e che, al contrario dell'elemento psichico a noi noto, è imprescutabile, per cui l'ho definita con il termine psicoide. Gli archetipi sono fattori formali che coordinano processi psichici inconsci, sono pattern of behavior. Al tempo stesso gli archetipi hanno una carica specifica, sviluppano effetti luminosi che si manifestano come affetti. L'affetto provoca un parziale abbassement du niveau mental, elevando un determinato contenuto a un livello di chiarezza superiore al normale, ma sottraendo anche in pari misura agli altri possibili contenuti della coscienza tanta energia che essi si oscurano, diventando inconsci. In conseguenza dell'effetto restrittivo esercitato sulla coscienza dall'affetto, si manifesta un calo dell'orientamento cosciente, corrispondente alla durata dell'affetto, calo che a sua volta offre all'inconscio un'occasione favorevole per inserirsi nello spazio lasciato vuoto. È quindi un'esperienza quasi regolare che nell'affetto erompano e giungano a manifestarsi contenuti inattesi, che di norma sono inibiti o inconsci. Tali contenuti sono non di rado di natura inferiore o primitiva e tradiscono quindi la loro origine archetipica. Come chiarirò più avanti, è mia opinione che agli archetipi siano legati in certe circostanze fenomeni di contemporaneità, cioè di sincronicità. Questo è il motivo per cui qui cito gli archetipi. I casi di straordinario orientamento nello sviluppo proprio di certi animali sono forse un argomento a favore della relatività psichica spazio-temporale. Il misterioso orientamento nel tempo del verme paolo, del quale compaiono sulla superficie del mare il giorno prima dell'ultimo quarto di luna, ottobre e novembre, segmenti di coda carichi di prodotti sessuali, potrebbe rientrare in questo quadro. La causa di questo fenomeno è stata indicata nell'accertazione dell'accelerazione della Terra, che si verifica in quel periodo a causa della gravitazione lunare. È impossibile però, per ragioni astronomiche, che questa spiegazione sia esatta. Il rapporto di per sé indubitabile tra il periodo mestruale della specie umana e la lunazione coincide con quest'ultimo solo quanto al numero, senza coincidere in realtà, e non è provato che abbia mai coinciso. Il problema della sincronicità mi tiene occupato ormai da parecchio tempo. Ho cominciato a dedicarmici seriamente attorno al 1925 circa, quando durante le mie ricerche sui fenomeni dell'inconscio collettivo continuavo a urtare contro nessi che non potevo più spiegare, come raggruppamenti casuali o come effetti di accumulazione. Si trattava infatti di coincidenze legate fra loro quanto al significato, in modo che il loro coincidere casuale comporta un'improbabilità che andrebbe espressa mediante una grandezza incommensurabile. Mi limiterò a citare a titolo d'esempio un caso che ho osservato personalmente. Una giovane paziente fece un sogno in un momento decisivo della cura. Nel sogno essa riceveva in dono uno scarabeo d'oro. Mentre mi raccontava questo sogno, io stavo seduto voltando la schiena alla finestra chiusa. D'un tratto udii alle mie spalle un rumore, come se qualcosa bussasse piano contro la finestra.
Mi voltai e vidi un insetto alato che dall'esterno urtava contro la finestra. Aprì la finestra e presi al volo l'insetto. Era l'analogia più prossima ad uno scarabeo d'oro che si possa trovare dalle nostre latitudini, ossia uno scarabeide, una cetonia aurata, il comune coreottero delle rose, che evidentemente proprio in quel momento si era sentito spinto a penetrare, contrariamente alle sue abitudini, in una camera buia. Devo aggiungere che un caso del genere non mi era mai successo prima, né mi successe in seguito. Anche quel sogno della paziente è rimasto un fatto unico nella mia esperienza. A questo proposito vorrei citare ancora un caso tipico di una certa categoria di eventi. La moglie di uno dei miei pazienti, il quale aveva ormai passato i 50 anni, mi raccontò una volta, tanto per discorrere, che alla morte di sua madre e della nonna si era radunato davanti alle finestre delle stanze delle due moribonde un gran numero di uccelli. È un racconto che avevo già sentito fare più di una volta da altre persone. La cura a cui si era sottoposto il marito stava per concludersi, poiché la sua nevrosi era stata eliminata, quando vennero alla luce i sintomi inizialmente lievi che attribuì ad una malattia di cuore incipiente. Lo mandai da uno specialista che però, a un primo esame, come mi comunicò per iscritto, non era riuscito a individuare niente di preoccupante. Tornando a casa da questa consultazione, con referto medico in tasca, il mio paziente stramazzò improvvisamente al suolo. Quando fu portato a casa morente, sua moglie era già inquieta e angosciata, perché subito dopo che il marito si era recato dal medico, un intero stormo d'uccelli si era posato sulla sua casa. Naturalmente le erano tornati immediatamente alla memoria gli eventi analoghi che si erano verificati alla morte delle sue parenti e temeva il peggio. Pur conoscendo perfettamente le persone coinvolte in questi eventi e benché sappia quindi che il loro resoconto dei fatti è autentico, non mi immagino neppure lontanamente che qualcuno sia deciso a considerare queste cose alla stregua di eventi casuali, si sentirà indotto a cambiare idea. Nell'esporre i due fatti precedenti non miro ad altro che a dare un'idea del mondo in cui si presentano di solito nella vita pratica le coincidenze significative. Nel primo caso il rapporto significativo è illuminante, tenuto conto dell'identità approssimativa degli oggetti principali, i due scarabei. Nel secondo caso, invece, morte e stormo d'uccelli sono apparentemente incommensurabili. Ma se si riflette che già nell'Ade dei Babilonesi le anime portano un abito di impiume e che nell'antico Egitto il Ba, l'anima, è immaginato in forma di uccello, non siamo troppo lontani dall'ipotesi di un simbolismo archetipico. Se un evento di questo tipo fosse stato sognato, l'interpretazione psicologico-comparativa del genere cadrebbe senz'altro a proposito. Anche nel primo caso sembra esistere una base archetipica. Come ho già detto, si trattava di una paziente eccezionalmente difficile, che fino a quel momento del sogno che ho riferito non aveva fatto un solo passo avanti. Il motivo principale di questo insuccesso, devo ricordarlo per far comprendere la situazione, era l'animus della mia paziente, educato alla filosofia cartesiana e talmente radicato nel suo rigido concetto di realtà che non erano bastati gli sforzi di 3 medici, io ero appunto il terzo, per ammorbidirlo. Ciò voleva evidentemente, per ottenere un risultato del genere, un evento irrazionale, che io però non potevo ovviamente produrre. Il sogno stesso era già riuscito a scuotere leggermente l'atteggiamento razionalistico della mia paziente. Ma quando lo scarabeo entrò realmente dalla finestra, la sua essenza naturale riuscì a infrangere la corazza costituita dall'ossessione dell'animus. E anche il processo di trasformazione che accompagna la cura poté per la prima volta mettersi in moto. Mutamenti sostanziali dell'atteggiamento significano rinnovamenti psichici, che quasi sempre sono accompagnati da simboli di rinascita espressi in sogni e in fantasie. Lo scarabeo è un simbolo classico di rinascita. Secondo la descrizione dell'antico libro egiziano Amutuat, il defunto dio del sole si trasforma alla 10ª stazione di Kefera, lo scarabeo, e in questa forma sale alla 18ª stazione della barca che trasporta il sole ringiovanito nel cielo mattutino.
L'unico punto difficile in questo caso è che, sebbene il simbolo non fosse noto alla mia paziente, nel caso di persone colte è spesso impossibile escludere con sicurezza l'esistenza della criptomnesie. Sia detto di passaggio, l'esperienza psicologica si imbatte costantemente in caso in cui l'affiorare di parallelismi simbolici non può essere spiegato senza rincorrere all'ipotesi dell'inconscio collettivo. I casi di coincidenze significative, che vanno distinti da semplici gruppi casuali, sembrano basarsi su un fondamento archetipico. O almeno tutti i casi che io ho sperimentato, e sono un bel numero, presentano questo segno distintivo. Ho già detto prima che cosa significa questo fatto. Benché chiunque possa vantare un'esperienza diretta in questo campo riconosca senza difficoltà il carattere archetipico di tali eventi, non riuscirà però a mettersi senz'altro in relazione con le condizioni psichiche dell'esperimento di Rine, perché a prima vista non si scorge qui una costellazione dell'archetipo. E poi non si tratta nel caso di Rine di situazioni così spiccatamente emotive come quelle riferite nei miei esempi. Occorre tuttavia rilevare che in Rine è in media la prima serie di prove quella che fornisce i migliori risultati, che poi diminuiscono rapidamente. Ma se si riesce a suscitare un nuovo interesse per l'esperimento, in sé noioso, anche i risultati riprendono a migliorare. Ne risulta che il fattore emotivo svolge un ruolo considerevole. L'affettività si basa però in larga misura sugli istinti, dei quali l'archetipo è appunto l'aspetto formale. C'è però anche un'analogia psicologica fra i miei due casi e l'esperimento di Rine. Analogia che a prima vista non è evidente. Queste situazioni apparentemente diversissime hanno infatti una caratteristica comune, una certa impossibilità. La paziente dello scarabeo si trovava in una situazione impossibile, in quanto la sua cura languiva e non si riusciva a venire una via d'uscita. In situazioni del genere, quando sono abbastanza serie, subentrano di solito sogni archetipici che mostrano una possibilità di progresso alla quale non avremmo pensato. Sono proprio situazioni del genere a costellare con grande regolarità l'archetipo. In certi casi lo psicoterapeuta si vede quindi costretto a scovare il problema razionalmente insolubile verso il quale si dirige l'inconscio del paziente. Quando il problema è posto, gli strati più profondi dell'inconscio però, cioè le immagini primitive, ne sono ridestate e si avvia la trasformazione della personalità. Nel secondo caso sono state da un lato l'apprensione a metà di inconscia e dall'altro la minacciosa possibilità di un esito letale a impedire una conoscenza adeguata della situazione. Nell'esperimento di Rine, infine, è l'impossibilità del compito a dirigere l'attenzione sui processi interiori e a fornire con ciò all'inconscio una possibilità di manifestarsi. Il modo di porre il problema implicito dell'esperimento ESP contiene già in sé un effetto emotivo, perché suppone che qualcosa di inconoscibile, anzi di inconoscibile, possa essere riconoscibile e conoscibile, e quindi contempla seriamente la possibilità di un miracolo. Senza tenere conto dell'eventuale scetticismo del soggetto dell'esperimento, questo cenno fa appello alla disposizione sempre e comunque e dovunque presente a livello inconscio a vivere un miracolo e alla speranza che dopo tutto qualcosa del genere sia possibile. Anche negli spiriti più illuminati si cela subito, sotto la superficie, la superstizione primitiva, e proprio coloro che la respingono più recisamente sono i primi a soggiacere alla sua forza di suggestione. Ora, se un esperimento serio, con tutta la sua considerevole autorità scientifica, tocca in qualche punto questa disposizione, nasce inevitabilmente un'emozione che accetta o rifiuta in maniera affettiva. In tutti i casi ne risulta un'aspettativa affettiva che è presente anche quando ne viene negata. È indubbiamente opportuno accennare alla possibilità di un malinteso che potrebbe sorgere dall'uso del termine sincronicità. Ho scelto questo termine perché la contemporaneità di due eventi connessi quanto al significato, ma in maniera causale, mi è sembrato un criterio essenziale. Io impiego dunque in questo contesto il concetto generale di sincronicità nell'accezione speciale di coincidenza temporale di due o più eventi non legati da un rapporto causale, che hanno uno stesso o un analogo contenuto significativo. Uso quindi il termine sincronicità in opposizione a sincronismo,
che rappresenta la semplice contemporaneità di due eventi. Sincronicità significa allora anzitutto la simultaneità di uno certo stato psichico con uno o più eventi esterni che paiono paralleli e significativi della condizione momentaneamente soggettiva e in certi casi anche viceversa. I miei due esempi chiariscono questo caso in maniera diversa. Nel caso dello scarabeo, la contemporaneità è immediatamente evidente, mentre non lo è nel secondo caso. Lo stormo di uccelli provoca una vaga apprensione, d'accordo, ma questo può essere spiegato in senso causale. In precedenza, tuttavia, la moglie del mio paziente non aveva avuto coscienza di nessuna ansietà paragonabile alla mia apprensione, perché i sintomi, dolori al collo, non erano di natura tale che un profano pensasse subito a qualcosa di grave. Spesso però l'inconscio la sa più lunga della coscienza, e mi sembra quindi possibile che l'inconscio fluttuasse già il pericolo del cuore della donna. Non è possibile provarlo, certo, ma esiste pur sempre la possibilità e forse addirittura la probabilità che le cose stessero così. Se quindi escludiamo un contenuto psichico cosciente, quale è quello della rappresentazione di un pericolo di morte, c'è in questo caso un'evidente contemporaneità fra lo stormo di uccelli del suo significato tradizionale e la morte dell'uomo. Lo stato psichico pare dipendere dall'evento esteriore, se prescindiamo dall'eccitazione possibile, ma non dimostrabile dell'inconscio. La psiche della donna è comunque implicata in quanto lo stormo d'uccelli si era posato sulla sua casa ed era stato osservato da lei. Anche per questo motivo ritengo probabile che l'inconscio della donna fosse costellato. Lo stormo di uccelli ha in sé un significato di antica tradizione. Questo significato compare anche nell'interpretazione della donna, che si configura perciò come se gli uccelli avessero rappresentato un inconscio presagio di morte. I vecchi medici romantici avrebbero parlato in questo caso di simpatia o di magnetismo, ma come abbiamo già ricordato, fenomeni di questo genere non sono suscettibili di spiegazione casuale, a meno che ci si creda autorizzati a ipotesi fantasiosi ad hoc. L'interpretazione dello stormo di uccelli come omen si bastava, come abbiamo visto, su due coincidenze precedenti di genere simile. Alla morte della nonna il presagio non esisteva ancora. In quel caso, infatti, la coincidenza era stata rappresentata soltanto dalla morte e dall'affollamento di uccelli. Nel secondo caso fu immediatamente evidente. Nel terzo caso, la coincidenza poté essere verificata come tale solo quando il morente fu condotto a casa. Se cito queste complicazioni, è perché sono importanti per chiarire la portata del concetto di sincronicità.